Siamo al presepe di Agliate, in provincia di Monza Brianza. Presepe che viene fatto, esposto solo il 26 dicembre di ogni anno. Sono Gabriele, l'angelo di Dio. Ecco, da tutta l'eternità aspettavo di portarti questo annuncio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà santo e chiamato figlio dell'Altissimo e il suo regno non avrà mai fine. Com'è possibile questo? Non conosco uomo. Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te e l'Altissimo custodirà ogni tuo passo. Ecco, Elisabetta, tua cugina, che era detta sterile, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei. Nulla è impossibile a Dio. Voglio dire dunque al mio Signore, la terra, cielo, l'Eterno attendono la tua parola. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Visto quando la madonna non è.
Ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Meridionale. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre erano in quel luogo, si compirono per lei gli ordini del parto. Cittadini di Nazareth, Cesare Augusto ha ordinato il censimento di tutta la terra. Ogni famiglia deve andare nella sua città d'origine per farsi registrare. Ho detto sì con tutto il cuore alla fama. Ho detto sì in questa casa, nella mia casa, nel mio cuore, nel mio cuore. Ho detto sì, 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 ho detto sì
padre di ciascuna felicità. Ho detto che dentro la mia paura, e dentro più c'è stato male, perché mi ha abbracciato, perché ha abbracciato tutto il vostro male. Ho detto che ha colpito, che è stato un uomo con il mio. E tu credi che tocchiamo il prestito? Ho una sacchetta nel latte. Una piccolina! Io nel latte della mamma. Andiamo avanti per Pasqua, è pronta. Credo facevi così. Allora tu. Mi metto più di un minuto. Sì. 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 Lasciate che i vostri occhi vedano quel che non riuscireste nemmeno a sperare e che le vostre lacrime sciolgano la durezza del cuore. Lasciate che Dio possa farsi compagnia all'uomo e che possa prendervi per mano. Lasciate che i capelli del vostro capo siano contati e che la tristezza scompaia dove il mistero ha voluto abbracciare la vostra e nostra meschinità. Colmate questa vicinanza insperata coi passi della sua misericordia. Andate da Cristo stesso. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Non lo so. Sì, tutti e tre. A te.